questo nuovo progetto è molto importante per noi. Chi? No, è che mi sono svegliato ora, da poco. Il nuovo progetto Tom Production? Questo è un progetto che è nato diversi mesi fa. Interessante. Cosa? Sì. No, questo nuovo... Dove, scusi? Non sarà più un solo trailer. Ah. Ma stiamo lavorando a più trailer. Perché effettivamente non è un progetto così. È un progetto a basso budget e abbiamo puntato molto sul personaggio principale che ricordi quello originale ma che non sia uguale. Gli abbiamo dato un'impronta, un carattere e sopra ci abbiamo ricostruito una storia diciamo riletta in chiave comica e più anche moderna. Chi non conosce Cibro è una cosa internazionale, no? Un argomento, poi noi l'abbiamo ulteriormente internazionalizzato. Sì, ma lì dove dice, scusi? Ah, di qua. È un progetto che può avere delle discrete... Questa volta Tom Production va a pescare nei mitici anni 70. Delle proprio discrete, ma proprio discrete tanto. Tira fuori un pretesto che è quello degli anime robotici per dare sfogo a questa pazzia, ricreare un concentrato, un succo, una spremuta di innovazioni da rimettere dentro le serie robotiche di Gonagai. Altra cosa importante da dire di questo nuovo progetto Atom Production è che sarà realizzato in stereoscopia. Stereo? Questo grazie alla tecnologia sviluppata appunto da Atom Production, chiamata D3 Technology. No, è a stereo, bene, sono contento. Beh, domande riservo? Io pensavo di... Io avevo voglia di fare una cosa diversa, perché di solito facciamo tutte cose giapponesi che insomma noi ci divertiamo così alle volte, ma così tanto per dire insomma. Che domanda ha fatto, scusi? Abbiamo inserito un personaggio femminile molto internazionale. Sì? Chi è? Sì. Abbiamo dato una sferzata, diciamo, d'aria nuova al personaggio che forse più degli altri risentiva del tempo che era passato, insomma, ormai. E sto parlando del personaggio di Miva, per come ce la ricordiamo noi nella serie, questi capelli, appunto, questo caschetto molto anni 60, questa mise con colori molto tenui, molto spenti. Quindi ci siamo riuniti e abbiamo deciso di rendere questo personaggio più attuale e più internazionale. No, volevo parlare oltretutto della scelta molto importante del personaggio femminile. Ci siamo basati su un concetto molto forte. Diciamo che siamo sicuri che non vi aspettate una Miva così cambiata, potrei dire. Anche Hiroshi e anche il dottor Shiba hanno subito dei cambiamenti, non tanto di restyling, anche se un po' di restyling c'è stato, qualche leggero restyling sui costumi, eccetera, ma soprattutto anche come carattere, come personalità. Volevamo rendere non i soliti personaggi, abbiamo affrontato un universo parallelo. Per complesso è un progetto che sta maturando e sta diventando adulto, diciamo, e quindi la cosa mi soddisfa abbastanza. Faremo mai un film di qualche nostro trailer? Sì, ricordiamo che intanto abbiamo due film all'attivo, che sono Zabaioth, The Motorized Robot, e L'Uomo da 6 milioni di lire. Sono due mediometraggi, però dopo questi due lavori abbiamo optato per
non realizzare più film completi, ma solo dei trailer, per diciamo concentrare maggior qualità sui trailer che non su un film di, non so, 40 minuti, dove la qualità ovviamente deve essere un po' più distribuita. Oh, ho lavorato anche lato production, cioè è un gruppo molto affiatato di ragazzi, insomma, che si divertono poi tra virgolette, però ecco, dietro c'è una cosa però più seria, che ora, a parte il sonno, vero, perché insomma sono un po' così, si fa per... c'è un'associazione molto seria, c'è un'associazione seria che lavora con questi ragazzi per insegnargli a stare sul set, insegna le tecniche cinematografiche e glielo insegna anche facendo questi trailer, dove insomma tutti si divertono, però hanno modo di vedere come funziona veramente una produzione, come si fa a produrre, e insomma diciamo che è un po' uno stage sul campo molto valido. In tutti i nostri lavori noi cerchiamo di superarci ogni volta. Speriamo che questi nuovi trailer vi piacciano, come vi sono piaciuti insomma gli altri, da Bacia Milicia, Ken, a tutti gli altri, a Viva Bad. Com'è, sono figo? Ringraziamo comunque tutti i ragazzi, tutte le persone che su internet ci scrivono che vogliono vedere i nostri DVD, eccetera. Noi diciamo, anche noi vorremmo vederli, perché insomma vorremmo produrli realmente. Vediamo se qualcuno, insomma, qualche produttore riesce a essere interessato e credere un po' in questi piccoli progetti che noi portiamo avanti. Speriamo davvero, insomma. Stiamo facendo tutto per voi. Venite a vederli. Dormite bene e sogni dopo.